piacere di invitarlo dopo questo Gran Premio dell'Arabia Saudita, svolto all'inizio sotto un'atmosfera non tanto di pace, in quanto c'è stato un bombardamento tra gli enemici arabi vicino sabato scorso, dal primo pubblico delle prove ufficiali, in un campo vicino alla Lodo, tutto completamente delle sedie sotto per il meglio, con la sicurezza per tutti i piloti addetti ai lavori, la corsa si è svolta a prova e corsa si sono svolte regolarmente, è stato un bene per tutti anche in questo periodo che stiamo attraversando, non tanto di pace. Comunque la gara è stata una bella gara, appassionante, i soliti sorpassi e controsorpassi da Verstappen e Leclerc, questa volta con la meglio l'olandese. Comunque c'è da dire che la Ferrari c'è, certo c'è qualcuno, c'era già illuso dopo la doppietta della settimana scorsa in Bahrain, che già il mondiale era quasi qualcosa fatta. Ci sono altre 20 gare da disputare, i punti sono tanti e sarà tosta, difficile, perché naturalmente Verstappen non molla, è migliorato molto dal punto di vista del carattere e non sbaglia quasi più. Certo non è un ragazzetto di 4-5 anni fa, sfascia macchine, riesce a valutare bene, a leggere bene la gara, capire quando è importante il sorpasso e quando si può fare, e perciò è un rosso duro anche lui. Quest'anno speriamo di non avere altre scuderie che sembrano lontane, la Mercedes è in netta crisi, si è finito Russell al quinto posto, ma Hamilton è stato staccato molto in turno al decimo posto, e si gioca tutto su Ferrari e Red Bull quest'anno. Sicuramente la parte importante ce l'avranno le seconde guide, Perez per la Red Bull e Sainz per la Ferrari. Essere avanti e aver aggiunto altri punti di distacco sulla Red Bull per il mondiale costruttore è molto importante, non dico il mondiale piloti, speriamo che sinceramente anche quello manca dal 2007 con Raikkonen, ma almeno il mondiale costruttore che manca dal 2008. È stato almeno un gran premio, come c'è stato sabato un grave incidente di Schumacher, fortunatamente senza nessuna conseguenza per il pilota, le macchine oggi con il sicurezza portato alla via, veramente il record brutto di Schumacher è stato veramente tosto, la macchina ha detto bene, si è sfasciata però l'abitacolo è rimasto praticamente intatto, consentendo solo al pilota uno shock soprattutto alla violenta decelerazione. Speriamo di andare avanti e così adesso si va in Australia il 10 aprile col prossimo Gran Premio circuito cittadino, così poi torniamo in Europa e vediamo che dove iniziano veramente i circuiti. Il primo sarà Imola con il Gran Premio dell'Emilia Romagna e veramente là si vedranno le potenzialità delle vetture, in quanto sono circuiti veri dove veramente le vetture devono dare il merito sia le vetture sia i piloti. Chiudiamo questa puntata di Rosso Vivo con una notazione, domenica prossima 3 aprile riparte il Moto Mondiale con il Gran Premio d'Argentina. Con questo abbiamo concluso, ricordiamo i saluti a Sara Mazzetti,